siamo qua. E nuovo video unboxing, sì, ancora, again, però questa cosa è importante, nel senso che questo pacco lo aspettavo da mesi. È il mio autoregalo di compleanno, una delle robe più possenti che io abbia mai acquistato per quanto riguarda il cosplay, e quindi merita, voglio fare l'unboxing, mi è appena arrivato. Allora, come avete detto dal titolo, questo cosplay è sempre di Genshin Impact. Again, non sarà l'ultimo, forse il penultimo, non credo di farne tanti altri. Questo personaggio mi piaceva tantissimo, credo sia uno dei design più belli insieme a quello di Kokomi. Si tratta appunto di Yoimiya, è un personaggio di Inazuma. Così ho una girl da ogni città, e perché esiste per ora, quindi Yula da Mondstadt, Utao da Liyue e adesso Yoimiya da Inazuma. E questo cosplay l'ho preso da AliExpress, e in realtà il negozio, adesso vedremo la qualità, però ce l'ho già acquistato, era abbastanza buono, vi lascio il link qua sotto, dà anche più opzioni di qualità, un po' come fa ad esempio Doki Doki, però ho avuto problemi con la spedizione, nel senso che Poste Italiane, perché non è colpa loro, Poste Italiane ha deciso di non consegnarmi il pacco e dire che era stato smarrito. Infatti ci ho tipo litigato per una settimana intera e niente, ho risolto chiedendo gentilmente se potevano inviarmelo un altro e loro l'hanno fatto, quindi spero che sia tutto a posto. È gigante, cioè proprio è enorme. Un altro sacchetto. Oh madonna, raga, ok, è una mega busta. Io ho preso la XS, vedo qua che c'è un'etichetta con scritto XXS con una X tagliata. I don't know, spero vada bene a sto punto. Prendere la cosa più... cioè il fiocco dietro. Allora, Yoimiya ha nel suo design, pazzesco, bellissimo, una serie di robe complicate che non so come stiano su, tra cui la fondamentale, la principale è questa, che è il fiocco. Questo fiocco sta sulla schiena, vedo che ha all'interno un bel filo metallico, cioè vedo, lo sento al tatto perché è tutto cucito, un bel filo metallico che vi permette anche di modellarlo un pochino, soprattutto dopo il trasporto. Ma la cosa che mi stupisce è la qualità della stoffa, cioè sono dei tubi di stoffa morbidissima, imbottiti, sembra di toccare dei cuscini, e c'è dentro questo, cioè il fiocco, un doppio fiocco, uno rosso e uno bianco. Io sono innamorata, cioè ci vado in giro tutti i giorni. E vedo che qui ha delle asole, dove probabilmente andrà inserito qualcosa per attaccarlo, perché lei ce l'ha dietro la schiena, adesso io non so come farvelo vedere perché sono seduta, però vedremo. Passiamo a tutto il resto. Ma è stata più felice, cioè ero felice anche con Utao, però Utao ma non l'ho dovuta attendere così tanto, cioè questa è stata proprio un parto. E qui dentro abbiamo il tatuaggio, che io proverò a ricreare anche a mano perché purtroppo questo è un trasferello che dura una sola volta. Poi un guanto. Io il suo design nello specifico non me lo ricordo, quindi credo sia giusto che abbia un guanto solo. I design di Genshin sono così, un po' a caso, certe volte, ok. Ed è uno di quei guanti con le dita tagliate. Ok, questo non è proprio il massimo, nel senso che ha qualche filetto. Molto basico questo. Poi abbiamo questa qui, che è la sua pochettina, che è tipo appesa vicino al lobby. Ci sta anche dentro qualcosa, non credo ci sia dentro il cellulare, che non so dove. Ok, allora sì, il cellulare ci sta, e questo infine è comodissimo e mi piace perché la stoffa, se vedete la stoffa non è una stoffa basica, ma ha una stampa sopra riflettente con una trama a fiori molto carina, e credo ci sia sul resto del vestito un nastro rosso a caso, forse lei ce l'ha tipo attorno, non lo so, un tubetto di colla per aggiustare eventuali pezzi pluriball, e qua sappiamo che c'è dentro la Vision, che è piccola,
Allora, è piccolissima, credo sia la vision più piccola che io possegga. E che non, cioè non so effettivamente rispetto al resto del cosplay che proporzioni debba avere, però mi sembra molto piccola. La cosa che mi piace però è che lì è effettivamente di plastica, adesso non so se sia stampa 3D o qualcos'altro. Forse ripasserò un po' di spray oro per rendere il colore più omogeneo, però come base in realtà non mi sembra male. Per ora il pezzo che mi ha delusa leggermente di più. Vedo già che un po' di colla si è staccata, ma raga fa caldissimo, cioè è normale. Allora, questo che è stupendo, è fatto di stoffa e ha le perle dentro di plastica. Questo è davvero magnifico e si attacca con la clip dietro in testa. Una delle 1200 cose che è in testa. Quest'altro, che è un pettine, che mi sembra abbia sulla ponytail proprio, sulla coda. Lo faccio vedere un po' più da vicino. Credo sia un pettine proprio di legno rosso, con degli adesivi sopra, per fare la parte stampata, tra virgolette. Poi questa, che mi ricordo essere la parte a cui le pende tipo da un orecchio. È leggerissima per fortuna. Questa parte è in finta pelle, questo fiorellino e poi la palla, credo ci sia tipo una palla di polistirolo rivestita con una stoffa elastica, però mi sembra anche una stampa venuta bene con i bordi abbastanza precisi, tranne qua dietro. Questa qui non è una cavigliera, credo sia un braccialetto. Come si mette? Bella domanda, lo scopriremo solo vivendo. Poi abbiamo un pesciolino sbilenchissimo. Sì, questo è stato fatto un po' così, cioè non mi piace il fatto che si veda palesemente che è una stampa, cioè non ha le perle vere come i fiori. Poi abbiamo il choker, questo sicuramente non mi va, lo dovrò stringere, perché raga, questo è il mio collo, questo è il choker, stretto, non è stretto al massimo, però nel senso è gigante. Mi piace che il fatto che sia tipo in finta pelle e ha il dettaglio della farfalla metallico, bellissimo, però insomma dovrebbe stare così, vabbè, va leggermente largo, proprio leggermente largo. Un altro nastro rosso, può essere quello della pochette per tenerla su, stringhe rosse. Again, non lo so, so solo che queste hanno anche il gancetto. Stringa bianca, un orecchino, questo è terribile, questo è proprio terribile, sembra tutto arrugginito. Cos'è sta roba? È nero praticamente, peccato, dovrò trovare un'alternativa, ecco, perché quello non me lo metto, tetano non lo voglio. Poi abbiamo i calzini con il taglio per metterci i sandali, e una è più lunga e una più corta, sono calzini, sembrano proprio, come dire, stoffa parigine, solo che sono divisi sotto. E poi abbiamo questi ganci trasparenti, le bretelle, come si chiamano? Con i reggiseni, che non so se servono magari per il fioccone o per il vestito, lo scoprirò quando riuscirò a metterlo su tutto. Andiamo alla parte fondamentale. Quante cose, ragazzi, quante cose. Questo è il tipo ginocchiera che ha lei su una gamba, anche questa è, sembra foam dietro ed è cucito anche molto bene, davanti in questa stoffa finta pelle con la parte della ginocchiera più morbida e niente, ha il simbolino sotto, molto molto bene, molto bene. Questo che dovrebbe essere sulla coscia tipo, ed è un fiocco in raso molto semplice. Vedo le tende, perché lei in teoria, ecco, cade roba, lei in teoria ha tutto il vestito fatto tipo di bendaggi, no? E la soluzione di questa compagnia è stata fare una stampa, che ci sta secondo me, perché stare a bendarti tutto ogni volta che devi mettere in cosplay è un po' una scocciatura. Effettivamente è un XS, perché qua c'è scritto XS. Questo è il top, è una fascia semplicissima
è leggermente trasparente, quindi consiglio di mettere sotto magari un reggiseno di quelli a fascia. Poi abbiamo il pantaloncino uguale e poi abbiamo questi due pezzi che non so dove vadano, credo uno sulla gamba e magari uno sul braccio, guardando le dimensioni, però sono fatti nello stesso modo, semplicemente sono un po' più elastici. Ok, poi andiamo alla parte bellissima, abbiamo l'hobby, che in realtà è composto da più parti, cioè allora questo che è tipo la base azzurra ed è fatta tipo a corsetto con le costine, sono molto leggere, nulla di che, però della stessa stoffa del fiocco di prima e poi è allacciato così, proprio tipo un corsettino. Questa parte qua che va dietro e andrà tutta legata con questa serie di corde ed è bellissima, è stupenda perché è fatta sempre di questa stoffa con le stampe come la sacchettina ed è davvero magnifica. E poi l'ultima parte, che è quella che cade un pochino, è questa qui, anche qua la chiusura tipo corsetto, però non ricordo come, cioè sicuramente va montata insieme e continua a spostarsi la luce, capito, no? Sicuramente questo si lega al lobby, anche questo è fatto con la squadra, così siede benissimo, guardate che bella, con tutto il ricamo sopra, fatto davvero davvero bene. Anche qui, e poi ha dentro tipo delle parti elastiche dove probabilmente devo attaccarci qualcosa in qualche modo. Poi abbiamo la parte del kimono, diciamo, ha pantalone sotto, che è questa qua, ha i bottoni con più misure, quindi si adattano anche a qualche taglia, a taglie leggermente differenti. E poi abbiamo, come dicevo, il kimono sopra, che l'hanno fatto completo. Di solito lei in teoria ha una spalla senza manica perché ce l'ha tipo tutta attorcigliata dentro l'hobby o dentro il pantalone ed è bellissimo. Guardate, così ve lo faccio vedere bene. Vabbè, sicuramente magari riuscirò a mettervi qualche clip indossato perché così non rende neanche tanto. Per quello che l'ho pagato, ovvero io l'avevo preso con 1203 sconti, l'avevo pagato 110, adesso credo che costi molto di più, però sono molto contenta, cioè io pensavo dopo tutta sta trafila di attesa eccetera magari di ricevere qualcosa di fatto male, avrei pianto. Quindi sì, del cosplay di per sé sono contenta, qualche accessorio poteva essere migliore, tipo magari la vision o l'orecchino o sto cosino eccetera, però anche tutti gli altri accessori per i capelli alla fine mi sembrano davvero carini. Io un 8 su 10 io darei, assolutamente 7 e mezzo prezzo pieno perché è tanto, però fate conto che c'è dentro anche tutta sta cosa che di solito vendono a parte, quindi sì. Niente, con questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e se vi va di seguirmi anche sugli altri social, ad esempio adesso ho postato sia su TikTok che su Instagram il riassunto del mio Rimini Comics, quindi se volete andare a vederlo io vi aspetto, siete benvenuti e ci vediamo in un prossimo video, ciao!